Gli ostacoli sono quella cosa spaventosa che vedi solamente quando togli lo sguardo dall'obiettivo. Obiettivo per entrambi le squadre, almeno dichiarato, è la salvezza. E questa sera, l'ottava giornata di campionato, è un passaggio fondamentale per raggiungerla. Il più gentil buonasera da Alice Bariviere, da Simone Puppi. Squadre che si riuniscono in mezzo al campo, sapete, per sostenere il messaggio Stop War in Ukraine. Mentre si alza dalle tribune l'applauso proprio a sostegno di questo, i supporters biancoverdi hanno esposto un grosso striscione con la scritta appunto Stop War in Ucraina. Lo stesso hanno fatto gli atleti di entrambe le squadre appena prima di iniziare il riscaldamento. Come dicevamo, partita fondamentale soprattutto in ottica salvezza. Io chiedo subito a Simone che partita si aspetta questa sera. Stasera ci aspettiamo, come in realtà tutte le ultime giornate, una partita interessante. Mancano 6 giornate alla fine del campionato. Motta di Livenza viaggia in settima posizione con 27 punti, Ortona è undicesima con 20 punti, quindi la posta in palio questa sera è sicuramente alta. Entrambe le formazioni hanno obiettivi di salvezza, ma che possono diventare playoff nel caso di Ortona, mentre l'HRK di Anna Group vuole mantenersi quantomeno nella settima ottava posizione e vuole anche avere un risultato positivo rispetto a un febbraio complicato fatto di 5 sconfitte, compresa l'ultima di mercoledì nel recupero contro la Alpi Banche, contro l'Acqua San Bernardo di Cuneo. Quindi stasera ci aspettiamo una partita equilibrata, probabilmente molto lottata su ogni punto, e quindi speriamo che sia un bello spettacolo anche per tutti gli spettatori nell'inedita location del Palaprata di Pordenone. Intanto sono scesi in campo i ragazzi della Seco Service Ortona, diamo il nostro bentornato sia a Tommaso Fabi che a Leonardo Ferrato. Leonardo Ferrato, tra l'altro, che ha cambiato un po' la faccia di questa squadra, perché l'ha portata a rialzarsi e a credere fortemente in una salvezza che sembra sempre più vicina. Ferrato, dicevamo, al palleggio, in diagonale c'è Sant'Angelo, e lì e Fabi sono i centrali, Pessoa e De Paola invece i posti 4, e il libro è Fusco. C'è un cambiamento invece tra le fila biancoverdi, vediamo infatti Acuti prendere il posto di Michele Lisetto, quindi i due centrali saranno Acuti e Capitan Billino. Sulla diagonale principale c'è Alberini e Cristian Gamba, lo Lisce e Cattaneo sono le bande e Leo Battista libero. Motivazioni alte per entrambe le squadre questa sera. Motta infatti deve uscire da un momento complicato, su 27 punti totali 7 solamente sono stati conquistati nel girone di ritorno, mentre Ortona vuole continuare a far vedere quanto di bene sta facendo nell'ultimo periodo. Comincerà dalla battuta degli ospiti. Con De Paola. Va spin ma non forza. Allora Battista è preciso e poi Alberini può innescare Cristian Gamba che mette a terra il primo pallone del match. 1-0. Si comincia subito con l'attacco di Cristian Gamba. Bravo a trovare la parallela con il muro, sul muro di Pessoa per l'1-0. Dell'HRK. Acuti. La sua flotta a cercare Fusco, però finisce direttamente out, e quindi 1-1.
Ortona che si può portare al servizio con Elia. A cercare Cattaneo, e allora Alberini può andare da Gianluca Loglisci che con un pallonetto spinto trova la difesa coperta, è il punto numero 2. Perfetta la scelta di tempo di Gianluca Loglisci con un pallonetto spinto che cade in mezzo al campo, non riesce la difesa alla Seco Service Ortona. Gamba. Forza e trova l'Eis. 3-1. Bella partenza bianco-verde. È bello anche il servizio di Cristian Gamba. Sì. Che in salto da dietro zona 6 va a incrociare verso zona 5 sul ricevitore di prima linea Pessoa. Nuovamente Gamba dopo l'Eis. Ancora una volta forza e trova ancora una volta l'Eis. Sono due di fila per Gamba. Viene chiamato però il video check da Ortona. La mimica di Bellino dice è sulla linea. Vedremo se così è. Di ritorno il secondo arbitro. La palla invece è out. Quindi accorcia le distanze la Seco Service 3-2. Che può andare al servizio con l'ex Ferrato. Anche lui dotato di una grande battuta. Pesta però, e quindi regala il punto a Motta, 4-2. Loglisci. Forza, cercare Fusco che si deve allungare. Allora Sant'Angelo per Pessoa che gioca sulle mani di Omar Biglino ed è molto bravo perché riesce così a portare Ortona a meno 1, 4-3. Attacca Pessoa che è complice il muro non posizionato correttamente di Biglino, trova un punto utile ad uscire da una rotazione un po' complicata dopo la bella battuta di Loglisci. Pessoa. Direttamente out, 5-3. Omar Biglino dei 9 metri. Biglino su De Paola, allora Ferrato può giocare con lo stesso De Paola che trova una diagonale stretta splendida, 5-4. Bravo De Paola ad attaccare dopo la ricezione, ottimo il servizio di Ferrato con una palla spinta in banda, si infila l'attacco nel muro dell'HRK. Fabi. A cercare Cattaneo, allora Alberini per lo stesso Cattaneo, anche lui gioca sulle mani del muro, punto numero 6 per i biancoverdi. Dimostra anche Cattaneo di saperci fare dopo la ricezione, subito servito, questa volta lo attacca forte il centro della Seco Service, la palla esce lunga nei 9 metri, doppio vantaggio dell'HRK di Ana Group con Alberini. Ah,
piazzare su De Paolo. Allora Ferrato può andare da Sant'Angelo che sparacchia out, tenta a trovare le mani del muro. C'è un break per i padroni di casa, 7-4. Alberini. Sbaglia completamente le misure Alessio Alberini. 7-5. Ha provato con il servizio a forzare, colpendo male il pallone che è uscito. Sant'Angelo. Va a forzare, ma anche lui non trova il campo, squadre che litigano un po' con il servizio. E Motta che può continuare a tenere le tre lunghezze di vantaggio, 8-5. Cattaneo. Su Fusco. Tiene perfettamente in ricezione, tanto che Ferrato può giocare un primo tempo, che viene però murato da Cucchi e poi De Paola. C'è Alberini in difesa, Leo Battista va ad innescare Cristian Gamba, Ferrato, poi Fusco a mettere ordine, Sant'Angelo sul muro, attento però Cattaneo, poi si va da Loglisci che forza il pallonetto, Cattaneo in qualche modo, Alberini in bagher, ma è abbondante la sua alzata. Allora Ferrato, di nuovo Fusco, può andare da De Paola. Confusione e alla fine il punto finisce direttamente nelle mani dei Leoni Biancoverdi, 9-5. Azione lunga, molto combattuta da entrambe le parti, si conclude con un errore di De Paola che commette un'invasione sotto rete, costringendo immediatamente il coach della Seco Service a chiamare il time out. Per i Leoni che cercano di mettere quanti più punti possibili tra loro e gli ospiti in una partita che in questo momento del campionato risulta fondamentale per entrambe le squadre. Mentre Claudio Cattaneo può tornare al servizio. Prima stagione con la maglia bianco-verde per la banda con il numero 7. Cattaneo che va su De Paola, allora Ferrato gioca la pipe che viene però ben intuita da Acuti e poi c'è, anzi no, viene fischiata la pestata sulla pipe, quindi punto che finisce direttamente a Motta, 10-5. E coach Lanci che chiama immediatamente video check. Vedremo l'esito del video check, dalla nostra postazione è un po' difficile vedere se c'è stata la pestata, i giocatori della HRK sembrano abbastanza convinti. Infatti si rigioca questo pallone, quindi tutto da rifare, 9-5. C'è l'ok dell'arbitro, Cattaneo. E va su Pessoa, deve correre Ferrato che può poi innescare il suo posto che colpisce Claudio Cattaneo
e mette a terra il punto numero 6 per Ortona. Attacco profondo verso zona 6 di Sant'Angelo. Cattaneo è in direzione ma non riesce a controllare il pallone. De Paola su Leo Ferrato, poi Alberini che gioca questa pipe con Cattaneo che però finisce direttamente out, quindi 9-7, Ortona che si riporta immediatamente sotto. Esce di poco la pipe di Cattaneo che si sposta per attaccare da zona 5 partendo da 1, ma l'attacco esce laterale. Ancora De Paola, out, 10-7. Acuti. Che va a portare su Pessoa. Allora Ferrato proprio da Pessoa alla difesa di Loglisci che poi tocca il soffitto. Che vanifica quanto di buono aveva fatto Gianluca Loglisci, 10-8. Un peccato per la difesa di Loglisci sul bel diagonale di Pessoa, è riuscito a difendere ad una mano ma la palla ha toccato il soffitto del Palaprata. Quindi Elia flotta a cercare Cattaneo, Alberini ripropone la pipe con Cattaneo ma c'è la difesa di Sant'Angelo, De Paola, scusate, c'è la difesa di Elia. Battista va da Cristian Gamba, trova però attento il muro di Ortona, quindi 10-9. Stavolta è Pessoa che è posizionato ottimamente in parallela mura a Cristian Gamba. Ancora Elia. Out. Il servizio, questo è ossigeno per Motta, 11-9. Cristian Gamba. Gamba a forzare ma out, 11-10. Ha cercato di nuovo Cristian Gamba di incrociare verso il ricevitore di prima linea Pessoa, ma questa volta il pallone riesce lateralmente, dando a Ortona il meno 1 con l'ex Leonardo Ferrato, che andrà a servizio. Ferrato su Cattaneo. Allora Alberini va da Loglisci, c'è il muro ma la grande copertura di Gamba e poi nuovamente Loglisci si insacca il suo pallone. Punto numero 12-10. Ottima la scelta di tempo di Gianluca Loglisci che dopo il primo attacco murato e la ricostruzione in copertura di Alberini appoggia la palla sul muro di Fabi e Sant'Angelo, la palla si insacca per il 12° punto. Esce dopo il punto. Va a forzare su Pessoa. Poi Ferrato, anche lui da Pessoa che non trova però il campo, non trova nemmeno le mani del muro e quindi 13-10. Anche se viene richiesto un video check sul tocco. Nessuno dei biancoverdi alza la mano. Non dovrebbe essere stato toccato il pallone da Cattaneo sulla palla allela ad uscire di Pessoa. Non c'è infatti il tocco. Quindi 13-10, nuovamente Gianluca Loglisci. Ancora a forzare, out però, quindi 13-11. Biancoverdi che stanno cercando di forzare tanto il servizio, infatti
sono parecchi gli errori. Sono parecchi, per ora c'è solo l'ace di Cristian Gamba, battuta che ha dato alcuni problemi anche nel turno di recupero di mercoledì, con molti errori che in quel caso hanno permesso a Cuneo poi di mantenere le distanze e portare a casa i tre punti. Pessoa su Battista, poi Alberini può innescare Biglino che viene fermato a muro dall'ex Tommaso Fabi. 13-12. Muro in opzione di Fabi, che sceglie di saltare sul primo tempo di Capitan Biglino. Scelta perfetta. Pessoa. Non passa sul servizio, ferma direttamente sulla rete, 14-12. Biglino. Con l'aiuto del nastro in qualche modo Fabi, poi un po' di confusione tra lui e Fusco. Torna indietro l'attacco di Sant'Angelo per il muro di Claudio Cattaneo, 15-12. Perfetto il posizionamento sulla parallela di Claudio Cattaneo, che chiude la strada a Sant'Angelo dopo un'azione un po' confusa della Sieco Service, originata dall'ottimo servizio di Omar Biglino. Nuovamente Biglino, ancora forte De Paola in ricezione e poi ferrato per lo stesso De Paola. Vince il contrasto a rete Alberini, che mette a terra il punto numero 16, 16-12. Bravo Alessio Alberini a giocare di prima delle mani del muro, ma nota di merito anche per l'Ulissi a difendere l'attacco di De Paola con i 4 punti di vantaggio. E ancora coach Nunzio a chiamare il time out per Ortona. Squadre che rientrano in campo, c'è Biglino che non forza, ci arriva Fusco ma è uno slash, può rigiocarla Motta e lo fa con la diagonale di Claudio Cattaneo che va a segno, 17-12. Dopo il muro Claudio Cattaneo segna punto anche in attacco, situazione originata da una free ball dopo l'ottimo servizio di Biglino, che cambia e batte e ha appena battuto corto. Biglino. Out il servizio del capitano biancoverde, 17-13. Ortona che può portarsi al servizio con Tommaso Fabi. Flotta a cercare Cattaneo che riceve perfettamente. Allora Alberini può giocare il primo tempo con Acuti che va a terra. 18-13. Va a tabellino anche Alessandro Acuti con il primo tempo. Alberini.
va a forzare su Pessoa e poi Ferrato dietro da Sant'Angelo si insacca il pallone, ci prova anche con i piedi Leo Battista ma non ci arriva, mentre rimane fermo Cattaneo. Che ha preso il pallone nel volto. Il colpo probabilmente con l'attacco di Sant'Angelo, era muro 1. Ok per Claudio che adesso è pronto anche a ricevere. Sant'Angelo va su Battista. Allora Alberini di nuovo al centro con Acuti, questa volta difeso Ferrato da Sant'Angelo. Out, la sua diagonale, anzi no, è in campo. Lo conferma anche Loglici. 18-15. Coach Lorizio chiama time out. Sant'Angelo. Va a cercare Loglici che è bravissimo, altrettanto bravo è Alberini a fornire questa alzata in bagger per Gamba che fa poi una magia e trova il money out che vuol dire punto numero 19 per Motta. Mano è fuori di Cristian Gamba che spinge sul muro avversario dopo aver corretto l'alzata di Alberini in bagger. 19° punto per l'HRK di Anagruppo. Cattaneo a forzare sul Fusco che tiene perfettamente, allora Ferrato può andare da De Paola che gioca sul muro a 1 di Cristian Gamba. 19-16. Bravo Ferrato ad aprire il gioco su De Paola che sfrutta il muro 1 di Cristian Gamba che prova a metterci anche la testa questa volta. La palla appunto lo colpisce e finisce fuori. De Paola battuta a piedi a terra che mette comunque un po' in difficoltà Battista e poi Gamba può giocare sul muro, ci arriva Leo Ferrato, Fusco per Sant'Angelo con il muro a 3 davanti che lascia comunque in lungolinea scoperto e infatti Sant'Angelo se ne accorge e trova il punto numero 17. È proprio sul lungolinea, infatti, che attacca Sant'Angelo. Probabilmente un po' troppo all'interno del campo, il muro a 3 dell'HRK. Di nuovo De Paola, sempre su Battista. Alberini va dal suo opposto, la difesa di Fusco, è una free ball per Motta. Loglici viene fermato ma c'è la copertura di Leo Battista, poi Alberini nuovamente da Loglici che gioca sul muro, ancora una copertura questa volta di Cattaneo e ancora Loglici, c'è la difesa di Pessoa, poi in bagger Ferrato può andare da Sant'Angelo che trova il money out. 19-18, Ortona che riapre il set. Azione lunga, Alberini sceglie di andare in sovraccarico su Loglici che al quarto attacco probabilmente un pochino in affanno. Palla ricostruita da Ortona che con il suo posto accorcia ancora e arriva a 18 punti. Nuovamente De Paola sulla ricezione di Loglici, poi cost to cost per Gamba che in lungo linea tira una sassata che Fusco non riesce a difendere. 20-18.
perfetto l'attacco di Cristian Gamba sulla parallela lasciata libera da Pessoa. Attacco forte di Pasquale Fusco è in direzione, ma non riesce a contenere il colpo mancino dell'opposto dell'HRK. Acuti su Pessoa, poi Ferrato gioca al centro con Elia e la soluzione vincente 20-19. Primo tempo di Alberto Elia che si infila sotto le mani di Omar Biglino, che aveva intuito l'alzata per il centrale della Seco Service, ma non riesce a contenere a muro. Mentre entra Di Silvestre per la battuta. Silvestre sullo lisci, allora Alberini va a cercare Cristian Gamma che viene murato, c'è però l'autocopertura dell'opposto e poi lo lisci sfonda le mani del muro, 21-19. Sceglie di tirare dritto per dritto Gianluca lo lisci ed ha ragione, il muro di Ortona non contiene l'attacco sulla diagonale. Intanto Gamba forza e trova lei il secondo nel set 22-19. L'ace di Cristian Gamba regala i tre punti di vantaggio all'HRK, questa volta è un servizio dalla parte opposta di quello precedente verso zona 1 sul libero della Seco Service. Nuovamente Gamba dopo l'ace. Forza con l'aiuto del nastro, allora Fusco, poi Ferrato da Pessoa con il muro 1 di Alberini. Free ball per Ortona affidata a Tommaso Fabi, non riesce poi a tenerla viva Leo Battista e quindi 22-20. Leo Battista era correttamente posizionato su questo primo tempo di Fabi, non è riuscito a difendere la palla. Leo Ferrato dai 9 metri va a flottare su Cattaneo e poi Alberini da Loglisci, c'è la difesa di Fusco, Ferrato può armare il braccio di Pessoa che trova il muro di Biglino un po' in ritardo, era apertissimo insieme ad Alberini e quindi punto numero 21. In fila infatti l'attacco Pessoa tra nel muro di Biglino che non si era unito ad Alessio Alberini. E coach Lorizzo chiama time out 22-21. Ferrato al servizio 22-21 per Motta. Flot su Cattaneo, allora Alberini può andare da Loglisci che viene però fermato a muro da Fabi, questo vuol dire parità 22-22. Cerca di aprire il gioco Alessio Alberini e spinge una palla da zona 2 verso 4. Luca Loglisci si la trova corta, incappa nel muro avversario, ora viene sostituito da Secco Costa che entra in prima linea. Ferrato cerca nuovamente Cattaneo e poi palla e fiducia proprio a Secco Costa, la copertura con il piede di Gamba, Pessoa
Martini in diagonale trova il punto numero 23, sorpasso Ortona, 23-22. Ortona ricuce lo strappo, sfruttando il fondamentale del muro, che anche questa volta aveva sbarrato la strada a Secco Costa, poi coperto da Gamba, ma sulla free ball, la palla a terra. Ferrato continua a martellare Cattaneo, poi Cattaneo in pipe invece trova il punto della nuova parità, 23-23. Anche se viene chiamato un video check, probabilmente sulla pestata. Cotlanzi, sì, ha chiamato il video check sul fallo di piede di Cattaneo. Che infatti c'è, questo vuol dire set ball, sono ben due per Ortona che ha saputo recuperare e ribaltare il set. Il primo set ball passa dalle mani di Leo Ferrato che va a flottare a cercare nuovamente Cattaneo, poi Alberini da Gamba lavora bene il muro. Alberini nuovamente da Gamba, mani out, 24-23. Ancora forte sulla parallela l'attacco di Cristian Gamba. Ci sono le mani di Pessoa con il muro che esce. Annulla il primo set point l'HRK di Ana Group. Secco Costa. Su Fusco, allora Ferrato da Sant'Angelo si insacca il suo attacco e quindi 25-23, primo set conquistato dalla Secco Service Ortona. Mentre noi vi lasciamo con gli highlights del primo set. Squadre pronte a tornare in campo, Ortona che comanda un 7-0, che ha saputo alzare la voce quando contava e ha chiuso poi il set 25-23. Un
un grandissimo set, tra l'altro a muro, proprio per Tommaso Fabi, che ha messo a segno ben tre muri sui tre totali poi di Ortona. Si ferma sul nastro la battuta di Acuti, quindi 1-0 per Ortona. Elia. Va a flottare su Cattaneo, Alberini gioca al centro con Biglino, finisce direttamente out però. Attacco di Omar Biglino, quindi 2-0, parte bene Ortona. Chiude troppo il primo tempo Omar Biglino, che con l'intrarotazione verso zona 2 non trova il campo. Ortona è subito avanti. Elia, sempre su Cattaneo, poi Alberini da Cristian Gamba, ci pensa lui a sbloccare la situazione biancoverde, 2-1. Quinto punto personale di Cristian Gamba in attacco, le mani di Fabi che ancora una volta riesce a toccare il pallone, lui che con i suoi tre muri ha dato il break nel primo set. Gamba su Fusco, poi ferrato da Pessoa che viene fermato a muro da Alessio Alberini, 2-2. Gamba. Forza su Pessoa, allora Ferrato in bagger per lo stesso Pessoa, che si trova al muro tra davanti ma ci lavora bene, Ferrato va da Sant'Angelo che può divertirsi sul muro di Gianluca Loglici, 3-2 per Ortona. Importante anche l'apporto di Sant'Angelo che per la Sieco Service ha messo a terra 7 punti scusate, in attacco nel primo set, questo è il suo ottavo. Ferrato, flot su Gianluca Loglici, poi Alberini può andare da Loglici che viene fermato a muro, ma Mani out, 3-3. Si rimette in marcia Gianluca Loglici dopo una piccola fase di appannamento nel finale del primo set. È suo il terzo punto per l'HRK di Anagrusso. Loglici. Forza anche lui su Fusco, allora Ferrato per Sant'Angelo, la difesa proprio di Loglici, poi Alberini per Cattaneo che riesce a sistemare un'alzata abbondante, Ferrato può armare il braccio di Sant'Angelo che va con una piazzata, è magnifico l'intervento di Battista, poi il palleggio lungo, Ferrato da Pessoa che gioca sulle mani del muro, Leo Battista, Alberini da Gamba, trova un pertugio in lungo linea, la mette giù, 4-3 sul passo Motta. Palla velocissima, quella di Alessio Alberini per il suo posto e con la parallela libera attacca sul libero avversario che non riesce a contenere la difesa. Loglici a cercare De Paola, poi Ferrato per Sant'Angelo, non riesce Leo Battista a tenerla, 4-4. Da un posto all'altro, anche Sant'Angelo dimostra di saperci fare, questa volta con la diagonale. Va a forzare su Battista, poi Alberini per Cattaneo che sfodera un attacco magnifico, 5-4.
Molto bravo Cataneo con l'extra rotazione di Simone, fatta obbligata di Alessio Alberini dopo la difficile ricezione di Leo Battista sul servizio di Pessoa. Trova una splendida diagonale stretta per il quinto punto dell'HRK di Ana Group. Biglino a cercare De Paola, poi Ferrato proprio per De Paola ed è bravo Ferrato a smarcare bene De Paola. Attacco speculare quello di De Paola per la Seco Service e dopo il bel diagonale stretto di Cattaneo replica con un colpo simile. Fabi a cercare lo glissi, poi Alberini per Cattaneo, c'è la difesa di Pessoa, Ferrato va per De Paola che può solamente piazzare, Alberini da Gamba, out, l'attacco di Cristian Gamba, mette nuovamente il naso avanti Ortona, 6-5. Scappa questa volta l'attacco a Cristian Gamba, lungo in zona 6. Flot su Cattaneo, poi Alberini gioca al centro con Acuti, c'è la difesa di Ferrato, poi vince il contrasto a muro Elia, allora Battista. Fabi, Ferrato per De Paola, gioca sulla mano esterna del muro, 7-5 per Ortona. Si poteva questa volta fare qualcosa di più a muro, Alessio Alberini lascia giusto lo spazio di un pallone ad Antonio De Paola che si infila con l'attacco dopo un'azione complicata in cui Motta aveva avuto anche la free ball non chiusa da Alessandro Acuti. Fabi su Cattaneo, poi Alberini va nuovamente da Gamba, la difesa di Pessoa, allora Ferrato da De Paola con il muro 2 davanti, ma è bravissimo, punto numero 8. Ancora De Paola a trascinare la Seco Service al terzo punto di vantaggio. Muro dell'HRK non perfettamente posizionato, un po' troppo sulla parallela, lascia la diagonale libera allo schiacciatore della Seco Service. E quindi coach Lorizzo è costretto a parlarci su, a fermare il gioco. +3 per gli ospiti. Flot su Cattaneo. Allora Alberini per Cristian Gamba che viene fermato però da Elia, 9-5. Fatica anche Gamba, a onor del vero era un pallone che era rimasto un pelo corto. Era un'alzata corta, sì, quella di Alberini. Cristian Gamba ha comunque provato a forzare. Elia era, gli era davanti, gli chiude la strada. Fabi a cercare lo glissi, poi Alberini insiste con Gamba che questa volta mette a terra il pallone. Punto numero 6 per i biancoverdi che inseguono. Esce da un momento complicato l'HRK di Ana Group, ancora per mano del suo opposto, che questa volta mette a terra la palla in diagonale.
Alberini. Forza. Allora De Paola. Ferrato gioca la pipe con Pessò che va a terra. 16. Perfetta la scelta di tempo. Leonardo Ferrato a servire il suo schiacciatore di seconda linea con la pipe. Sant'Angelo. Cattaneo. Allora Alberini da gamba con il muro 3, riesce a trovare una diagonale strettissima. 17. Grande colpo Mancino ad effetto di Cristian Gamba che chiude dentro i tre metri con il muro a tre piazzato della Seco Service. Cattaneo. Su Fusco, allora Ferrato con Elia, ma c'è, attento, a Puti. A muro, punto numero 8, 8 10. Acuti trova il muro su Alberto Elia, servito da Leonardo Ferrato. Una scelta obbligata dalla recessione abbondante di Fusco. E dall'ottimo servizio trovato da Cattaneo. Che forza nuovamente, allora Elia. Poi Fusco per De Paola che viene fermato a muro, questa volta da Cristian Gamba, 9-10. Ancora un muro ad aiutare Motta nella rincorsa, in questo recupero di inizio secondo set. Cristian Gamba, mura De Paola. Cattaneo. Passa questa volta il suo servizio, ma ottimo il turno a servizio di Claudio Cattaneo che ha riportato Motta sotto. 11-9. De Paola. Non forza e non passa. La battuta di De Paola, 10-11. Acuti. Flotta a cercare Pessoa, allora ferrato da Sant'Angelo, si insacca il pallone di Sant'Angelo, 12-10. Ancora una volta arriva Omar Biglino a posizionarsi sull'attacco dell'opposto della Seco Service, ma non invade a sufficienza con le mani, pallone si insacca e punto per Sant'Angelo e per Ortona che conduce 12. Elia su Cattaneo, allora Alberini gioca al centro con Biglino, c'è però la difesa di piede quindi sarà free ball per Motta. Battista, Alberini da gamba, giocò velocissimo il pallonetto di gamba, cade, 11-12. Bello il primo attacco di Omar Biglino, difeso distinto da Alberto Elia con il piede, ricostruisce Motta e questa volta è Cristian Gamba con il pallonetto a mettere a terra l'undicesimo punto. E poi proprio il numero 5 a servizio. Gamba con l'aiuto del nastro. Allora De Paola. Ferrato gioca il primo tempo con Fabi, Alberini da lo lisci, ma il muro di Leonardo Ferrato, 13-11.
afferrato. Mentre il coach Lorizzo sostituisce lo Lisci ed entra Matteo Secocosta. Ferrato, plot a cercare Cattaneo, poi Alberini è bravo per Matteus, c'è l'invasione bianco-verde, 14-11, Ortona che scappa nuovamente. Il fallo sotto rete di Matteus Secocosta a dare il 14° punto alla Seco Service. Alberini non può fare molto dopo la ricezione, un palleggio che gli va verso la rete, costringendo al fallo il suo schiacciatore. Ferrato su Cattaneo e poi gamba, fermato a muro nuovamente, 15-11. Il turno a servizio di Ferrato che, come nel set precedente, sta facendo molto male ai leoni biancoverdi e quindi Lorizzo ferma tutto. Infatti nel set precedente era stato proprio lui a dare là al recupero che aveva portato alla vittoria del primo parziale, un servizio flottante insidioso, spesso più difficile da ricevere rispetto alle battute in salto a cui ormai sono tutti abituati, ci sono molti giocatori che battono al salto. Ancora Ferrato. Flot sempre su Cattaneo. Allora Alberini gioca il primo tempo con Bellino. Ferrato non riesce a tenerla. 12-15. Questa volta sceglie il primo tempo Alessio Alberini per provare ad uscire dalla complicata rotazione al servizio di Ferrato. Il suo capitano Bellino mette la palla a terra in primo tempo. Costa. Spin su Fusco e Deis del brasiliano, 13-15. Ace importante quello di Matteo Secocosta, appena entrato a sostituire Gianluca Luglisci. Mette a terra un bel servizio per il 13° punto. Secocosta. Questa volta però c'è la rete, dire di no alla battuta di Matteo Secocosta, 13-16. Pessoa. Leo Battista che è bravissimo e poi Alberini da gamba, la copertura di Cattaneo, qualche confusione tra un po' di confusione tra Bellino e Alberini e poi c'è il fallo di Leo Ferrato, 14-16. Fallo in palleggio di Leonardo Ferrato a graffiare Motta di Livenza che aveva faticato ancora una volta il muro di Ortona a creare problemi nella metà campo bianco-verde. Biglino su Fusco, poi Ferrato da De Paola con il pallonetto, spazzola le mani di Alessio Alberini, 17-14. Tommaso Fabi.
Cattaneo, poi Alberini, la Pipe con Seco Costa, difesa in qualche modo da Ortona. Allora Alberini ci riprova nuovamente, ma Pessoa difende e poi Acuti sotto rete. Mette tutti d'accordo, 15-17. È il più veloce Alessandro Acuti sulla difesa di Pessoa, che aveva provato sulla Pipe di Matteo Seco Costa a difendere, ma Alessandro Acuti è più veloce di Elia. 15° punto per l'HRK Diana Group. Alberini, forte su Pessoa. Allora Ferrato da Sant'Angelo, passa Sant'Angelo, 18-15. Ancora qualche problema nel posizionamento a muro. Questa volta Alessandro Acuti si infila il pallone tra le sue braccia. Sant'Angelo. Out. Il suo servizio. Claudio Cattaneo dei 9 metri, quando il tabellone dice 16 Motta, 18 Ortona. Cattaneo su De Paola, ferrato da De Paola, con la palla piazzata ci arriva Seco Costa e poi Gamba che lo serve. Alberini nuovamente da Seco Costa, Fusco non riesce a tenere, quindi 17-18. Attacca in diagonale Matteo Seco Costa con il muro a 1. Accorcia le distanze ancora l'HRK Diana Group. Con Cattaneo ancora al servizio. De Paola, poi ferrato da Sant'Angelo, la grandissima difesa di Alberini. Leo Battista va da Gamba, Pessoa, ferrato nuovamente da Sant'Angelo, lavora bene il muro bianco-verde, poi Battista alza per l'opposto bianco-verde che lavora sulle mani del muro e trova la parità, 18-18. Passa ancora per le mani di Cristian Gamba il pareggio dell'HRK. Dopo un'azione lunga chiude con una parallela non difesa dalla Seco Service di Ortona, che chiama subito time out. Che tornano in campo, 18-18, esattamente come nel set appena concluso. La parte finale è quella più calda, squadre appaiate. Claudio Cattaneo, Cattaneo su Fusco. Allora Ferrato gioca veloce con Elia, però c'è la difesa proprio di Cattaneo e poi Seco Costa spara direttamente out, 19-18 avanti Ortona. Anche se viene chiamato un check. Dovrebbe essere stato chiamato un video check sull'invasione del muro della Seco Service.
invasione che non c'è, quindi tutto confermato, 19-18 e De Paola al servizio. Battuta sempre piedi a terra, Battista, Alberini per Secco Costa in mani out, 19-19. Sceglie Alessio Alberini di appoggiarsi al nuovo entrato in questa fase calda del match. Matteo Secco Costa lo ripaga con un attacco forte in parallela. Il muro di Ortona non contiene. Alessandro Acuti. Flot su Fusco. Poi ferrato da Pessoa che viene fermato a muro e quindi vantaggio bianco-verde, 20-19. Ancora con il muro Cristian Gamba che dice di no all'attacco di Gabriel Pessoa. Ricuce lo strappo e si porta in vantaggio l'HRK di Ana Group. Nuovamente Alessandro Acuti. Flot su Fusco, il primo arbitro dice out, viene però chiamato un video check sulla palla in. A te com'è sembrato? La palla potrebbe essere sulla linea, anche sembrerebbe sulla linea. Ovviamente poi succederà il contrario, ma vedremo se il video check ci darà ragione. I primi più convinti erano tutti i giocatori che di solito hanno una visuale favorita. La palla è in, infatti. La palla in. Quindi c'è l'ace di Alessandro Acuti, 21-19. Un ace in un momento importantissimo, quello di Alessandro Acuti, un ace con la valuta flottante che tanti problemi ha creato da entrambe i lati del campo in questa serata. Ricordiamo però che anche nel primo set Gamba aveva infilato l'ace che significava 22-19, ma poi Ortona era stata bravissima a trovare la reazione che gli ha consentito di vincere il set proprio col servizio di ferrato, quindi giochi ancora super aperti in questo secondo periodo di gioco. Si torna in campo sempre Alessandro Acuti. Va a flottare su Fusco, allora ferrato da Pessoa che viene fermato a muro, questa volta da Biglino, 22-19. Dopo aver subito un muro in parallela, Pessoa cambia direzione, ma questa volta trova il capitano Omar Biglino, perfettamente posizionato con le mani invadenti. E con il suo muro sono tre i punti di vantaggio dell'HRK di Ana Group. Alessandro Acuti, 22-19. Fusco che si allunga poi in qualche modo ferrato. Free ball. Alberini va da Matteo Secco Costa che trova il punto e poi va anche a gasare i propri tifosi sotto la curva. 23-19. Viene chiamato un video check però dalla Secco Service. Video check più per rompere il ritmo che per una convinzione sul pallone perfettamente colpito da Secco Costa in parallela. Si conferma il punto per i biancoverdi. Alessandro Acuti. Sempre su Fusco che non riesce a tenere, bravo poi ferrato, in qualche modo morta con la piazzata. Pessoa, non c'è il tocco del muro perché Gamba astutamente toglie le mani e quindi 24-19, ma viene chiamato un video check proprio sul tocco.
non dovrebbe esserci stato tocco sull'attacco di Pessoa. Terzo errore per lui in attacco in una fase importantissima del secondo parziale, che potrebbe dare la parità all'HRK di Ana Group. Si conferma la decisione arbitrale. 5 set ball allora passano dalle mani di Alessandro Acuti, 24-19. Fusco ferrato per Sant'Angelo, trova il money out, 24-20. Annulla il primo set point la Seco Service con l'attacco del suo posto Sant'Angelo. Mentre cambio che abbiamo visto anche nel primo set, perché entra Di Silvestre. Che va a flottare proprio su Cattaneo, poi Alberini per Seco Costa, fermato a muro da Leo Ferrato. Pallonetto non troppo convinto di Matteo Seco Costa, murato dall'ex Leonardo Ferrato. Ancora Di Silvestre. Cattaneo, poi Alberini al centro con Biglino, e lui a mettere a terra il punto numero 25, 25, 21, 1-1. Doveva essere una partita combattuta e così è. E così è, infatti, un set per parte. Dopo il cambio di campo si ricomincia. Ripartire 1-1
De Paola va su Secco Costa e poi Motta che inizia a spingere con il primo tempo di Acuti 1-0. Sant'Angelo questa volta con la parallela a riportare in parità la Secco Service. Proprio lui ad incaricarsi del servizio. Gamba, forza, out, 2-2. Con Fabi che non esce splendidamente, poi il primo tempo di Biglino viene fermato a muro. Alberini va da Castagno che sfonda le mani del muro, 4-2. Attacco in diagonale di Claudio Cattaneo, non contiene il muro di Fabi. Secco Costa. Su Fusco che però è bravo, allora Ferrato il primo tempo dietro con Fabi che non passa e poi Alberini si mette in proprio, 5-2. Colpo di fulmizia di Alessio Alberini che di prima intenzione infila un pallonetto spinto a due mani nel campo di Ortona. Alberini che va poi a caricare Matteo Secco Costa che adesso si trova dalla linea dei 9 metri. Spinge su Fusco. Ferrato per Sant'Angelo, non riesce Leo Battista a tenerla viva. 5-3. Spin su Cattaneo, allora Alberini apre il gioco per Gamba, la difesa di Ferrato, Pessoa per Sant'Angelo con la palla piazzata, ma c'è il muro bianco-verde e poi arriva anche il punto perché non riesce la copertura di Tommaso Fabi, 6-3. È il muro del capitano Biglino a deviare la piazzata corta di Sant'Angelo. Biglino
passo anche lui su Pessoa, poi Ferrato in bagger per De Paola che si trova al muro a due davanti, lavora bene Alberini che poi fa anche la linguaggio 7-3. Torna in campo sempre con Biglino al servizio. Biglino, la battuta corta, ci arriva però Fusco e poi Ferrato per De Paola in bagger, Alberini va da Gamba, mani out di Cristian Gamba. Perfetta l'azione dell'HRK di Ana Group su una free ball originata dalla battuta corta di Omar Biglino. L'appoggio di Acuti permette Alberini un'alzata velocissima su Cristian Gamba. Angelo lavora bene il muro bianco-verde, poi se costa Alberini può andare da Cattaneo che passa in parallela. 8-3, 9-3 scusate. Parallela libera e Claudio Cattaneo non ci pensa due volte, al suo attacco regala il nono punto all'HRK di Ana Group. Ancora Biglino. Sbaglia il lancio e non riesce poi a sistemarla. Quindi 9-4. Ha provato a correggere in alzata troppo all'interno del campo per il servizio Omar Biglino. Fabi. Matteo Seccocosta deve correre Alberini che poi è bravo a servire questo pallone perfetto per Claudio Cattaneo che infatti ringrazia e mette giù 10-4. E bravo Alberini e bravo anche Cattaneo a giocare lungo sulle mani del muro a trovare il decimo punto. Alberini prendo inizio di terzo set per lui che adesso va a cambiare battuta. Flot e poi De Paola, la grande difesa di Leo Battista. Alberini per Cattaneo che non trova, scusate, le mani del muro. E quindi punto consegnato ad Ortona. Non poteva fare molto di più Claudio Cattaneo perché questa volta il bagger... Adesso Alberini era molto spinto verso la rete, ha provato mani fuori, non trovando le mani di Sant'Angelo, ora al servizio. Sant'Angelo su Battista, poi Alberini gioca la pipe con Secco Costa che va a terra, 11-5. Ottimo l'apporto di Matteo Seccocosta, subentrato nel corso del secondo parziale a Gianluca Lollici e ora con la pipe mette a terra il suo quarto punto personale in attacco. Cattaneo va a portare su Fusco, bravissimo, poi Ferrato gioca al centro con Elia, Alberini gioco velocissimo con Gamba, lo stesso Gamba va a servire questa pipe per Cattaneo.
Viene fischiata probabilmente un'invasione, quindi si andrà a controllare con il video check. Qualche protesta per coach Lanci. Che chiedeva l'invasione sotto rete, ma l'invasione non c'è. Esatto, avendo fermato l'azione e non avendo ragione, punto consegnato direttamente a Motta, 12-5. Cattaneo forte su Fusco. Palla che torna di qua, ne approfitta Acuti, ma c'è la difesa di Sant'Angelo e poi Gamba, lui sì, che la mette giù, 13-5. Cattaneo. Non forza, allora Elia, poi Ferrato dietro per Sant'Angelo, sulle mani di Seco Costa, 13-6. Non riesce il muro a Matteo Seco Costa, sull'opposto della Seco Service. De Paola. Cattaneo, poi Alberini gioca al centro con Acuti, la difesa di Ortona, Gamba deve sistemare un pallone difficile di Alberini, poi Fusco per Sant'Angelo con il muro di Acuti che era ben piazzato, ma arriva un money out, 13-7. Ortona che prova a ricucire lo strappo. De Paola su Battista, poi Alberini può andare da Gamba, punto di Cristian Gamba, 14-7, doppiata Ortona. E la parallela di Cristian Gamba a dare il 14° punto all'HRK di Ana Group. Acuti. Slot a cercare Fusco, sistema Leo Ferrato che poi va ad alzare per Sant'Angelo ma viene fermato a muro da Seco Costa, 15-7. Questa volta è perfetta la posizione e anche le mani, quelle di Matteo Seco Costa che chiude con il muro sull'attacco dell'opposto della Seco Service Sant'Angelo. Acuti. Plot su Fusco, poi Ferrato può andare da Pessoa che trova il campo ma anche le mani. Quindi 15-8. Accorcia le distanze la Seco Service con Pessoa, attacco in diagonale lungo toccato dal muro di Biglino e non difeso da Acuti che era in direzione. Cambio intanto perché esce lì ed entra Nicolò Capelletti che si porterà al servizio. Non passa la battuta del neo entrato, 16-8. Cristian Gamba.
abbastanza su Fusco, poi Ferrato al centro, ma è attento Biglino. Ferrato gioca nuovamente con Fabi, non ci arriva poi Gamba, quindi 16-9. Aveva provato Cristian Gamba in tuffo a recuperare il pallonetto di Fabi che cade a terra. Ferrato. Slot su Cattaneo, Alberini, quando è da Matteus Secco Costa che spara out, quindi doppia cifra anche per Ortona, 16-10. Era arrivato un pochino sotto palla Matteus Secco Costa, si è trovato il braccio a provare un diagonale che esce. Ferrato, slot questa volta su Battista che è preciso, e poi Alberini ancora una volta di prima intenzione, 17-10. Perfetta la scelta di tempo del palleggiatore biancoverde che con il pallonetto due mani mette a terra il 17° punto per l'HRK di Ana Group. Secco Costa, forza su Pessoa, poi Ferrato va dallo stesso Pessoa che viene fermato da Claudio Cattaneo a muro, 18-10. Parziale fortemente indirizzato verso l'HRK che ha fatto la differenza soprattutto a muro, stavolta con Claudio Cattaneo. Secco Costa, che forza su Fusco, poi Ferrato gioca velocissimo, c'è l'invasione di Biglino, tocca la rete, 18-11. Erano arrivati anche questa volta sul a muro sull'attacco della Secco Service i giocatori dell'HRK, ma è l'invasione a dare la palla ad Ortona. Pessoa, Battista, poi Alberini da Cristian Gamba, c'è il tocco, anzi l'arbitro dice di no, sono convintissimi i ragazzi, De Paola alza la mano, si autoaccusa e quindi 19-11 senza bisogno dell'intervento del videocheck. C'è poi il cambio tra le fila di Ortona perché entra Di Silvestre ed esce Pessoa con Biglino pronto a servire, 19-11. Forte su Fusco, arriva l'ace di Capitan Biglino, 20-11. Primo ace della sua partita per il capitano Omar Biglino. Servizio in salto ricevuto da Fusco, ma il pallone finisce sul soffitto del palazzetto. Ancora Biglino, questa volta è out, 20-12. Aveva giustamente forzato al servizio, il punteggio lo permetteva, la palla è uscita di poco. Fabio, slot su Secco Costa che è perfetto e poi Gamba, la difesa di Silvestri lì è in qualche modo per Sant'Angelo, c'è attento Leo Battista. Alberini può andare da Cattaneo che gioca sulle mani di Ortona. De Paola, questa volta è lui a giocare sulle mani, quelle di Acuti precisamente, 20-13. Acuti arriva leggermente in ritardo con la posizione non perfettamente composta, tocca la palla appoggiata di De Paola.
out, 21-13. Alberini. Va a flottare su Di Silvestre, poi è ferrato per De Paola. Si infastidiscono in difesa Secco Costa e Leo Battista e quindi pallone a tabellino per De Paola, 21-14. Era sulla direzione di difesa Matteo Secco Costa, ma Leo Battista ha provato ad anticiparlo. Si sono dati un po' fastidio e il risultato è il servizio e il punto per Ortona. Sant'Angelo. Su Secco Costa c'è una slash che Leo Ferrato mette a terra, 21-15. Free ball facile facile per Leonardo Ferrato, e con l'attacco dal 15° punto ad Ortona chiama time out Pino Lorizio, che non vuole permettere alla formazione ospite di rientrare come già accaduto nel corso del primo parziale. E mette anche l'ace, 21-17. Arriva nel momento più opportuno per Ortona l'ace di Sant'Angelo. Sant'Angelo su Battista, poi Alberini da gamba, la copertura è di Alberini, allora Battista va nuovamente da gamba che gioca sulle mani di Leo Ferrato, mani out che vuol dire 22-17. Con la parallela Cristian Gamba ferma sul nascere questo tentativo di rimonta della Secco Service, che aveva accorciato le distanze. Cattaneo. Forte su Di Silvestre. Non riesce poi a tenerla giocabile Sant'Angelo. Se sbaglia l'alzata, quindi 23-17. Un regalo che fa molto comodo ai biancoverdi dell'HRK. Diana Group che conducono 23-17, ancora con Claudio Cattaneo al servizio. Cattaneo su Fusco, poi Ferrato può andare da De Paola, ottima la diagonale di De Paola, 23-18.
un pochino perplesso Cristian Gamba, che aveva provato ad allargare le braccia trovandosi muro a uno sull'attacco di De Paola, che ha chiuso il diagonale stretto per il 17° punto di Ortona. De Paola su Cattaneo che riceve più più, e allora Alberini può giocare un primo tempo sontuoso con Alessandro Acuti, 24-18. Vede lo spazio Alessandro Acuti, che in primo tempo attacca verso zona 6, il muro di Elia l'aveva coperto. Zona 5 del campo, bravo Alessandro Acuti ad evitarlo. Acuti su De Paola, poi Ferrato il primo tempo dietro con Elia che va a terra, 24-19. Primo tempo dietro, servito da Ferrato ad Alberto Elia, che mette a terra annullando il primo set point. Elia. Va a cercare ancora Cattaneo e poi Alberini gioca al centro con Villina, così come si era concluso il secondo set, allo stesso modo il terzo. 25-19 con il primo tempo di Omar Biglino. Mentre le squadre sono pronte a tornare in campo, vediamo anche qualche risultato dagli altri campi, perché Bergamo è avanti 1-0 con Cuneo, Reggio Emilia ha vinto 3-0 con Brescia, Castellana Grotte ha vinto 3-0 con Cantù e Siena ha vinto 3-0 con Portoviro. Pessoa in pallonetto, ci arriva Alberini e allora Acuti va ad alzare per Gamba la difesa di Sant'Angelo e poi De Paola proprio per Sant'Angelo. C'è il tocco del muro bianco-verde, quindi 1-0 Ortona. Ammette subito il tocco Omar Biglino,
sull'attacco di Sant'Angelo, e per Ortona alla ricerca della vittoria nel quarto parziale per riportarsi sul 2-2. Elia Suseco Costa, poi Alberini gioca al centro con Vigino, 1-1. Perentorio, il primo tempo del capitano dei biancoverdi, e chiude sui 4 metri. Gamba sbaglia il servizio, Cristian Gamba, 2-1 Ortona. Ferrato, a cercare Cattaneo e poi Alberini cost to cost per Gamba, che lavora benissimo in parallela. 2-2. Parallela quasi piazzata quella di Cristian Gamba, splendidamente smarcato da Alessio Alberini, che fa fare 9 metri di campo la sua alzata. Secco Costa, su Pessoa, poi Ferrato va dal suo posto, la difesa di Secco Costa. Alberini può armare il braccio di Claudio Cattaneo per il vantaggio biancoverde, 3-2. Terzo punto con l'attacco di Claudio Cattaneo, una palla super servita da Alberini, che sputa anche la finta di Omar Biglino, mandato una 7. Secco Costa su Fusco, poi Ferrato con la pipe di De Paola, che però non passa. 4-2. E chiaramente coach Nunzio Lanci chiede un video check per vedere se invece c'è stato il tocco a muro. Sembrava nettamente sul nastro l'attacco di De Paola. I giocatori di Ortona si sono già posizionati in ricezione, quindi sì. Pare che il tentativo fatto con il video check non darà i risultati sperati per i giocatori abruzzesi. Abbastanza lungo, anche Leo Ferrato va a chiedere di più a Claudio Cattaneo. Sembrava di più facile decisione questo video check. Secco Costa
non passa la battuta della banda brasiliana, 4-3. Pessoa. A forzare su Cattaneo, deve correre Alberini che mette un pallone in bagger per Cattaneo che però non trova il campo, non c'è nemmeno il tocco. 4-4, nuova parità. Ha cercato le mani del muro Claudio Cattaneo, ma non le ha trovate. L'attacco esce lungo oltre 9 metri. Ancora Pessoa. Claudio Cattaneo, poi Alberini da gamba, diagonale infendibile, suo 5-4 indifendibile, 5-4 motta. Attacca lungo in diagonale Cristian Gamba, mette a terra il punto del vantaggio per l'HRK Diana Group. Biglino. Pessoa, Ferrato può andare da De Paola che cerca la piazzata, c'è il muro attento però e poi Fabi, 5-5. Molto bravo in questa occasione Leonardo Ferrato che su una palla potenzialmente slash decide di servire il suo centrale Fabi. Fabi. Cattaneo, poi il primo tempo di Acuti che viene fermato da Elia, 6-5, avanti Ortona. Muro in opzione per Alberto Elia, sulla primo tempo servito da Alberini ad Alessandro Acuti. Fabi. A flottare su Secco Costa, poi Alberini si ripropone al centro con Acuti. Un po' di incomprensioni per Ortone, allora Battista può servire Gamba, l'autocopertura proprio di Gamba e poi Cattaneo a giocare sul muro, copertura di Secco Costa, Alberini per la pipe di Costa, non c'è la difesa di Leo Ferrato, 6-6. Al terzo attacco mette la palla a terra in pipe Matteo Secco Costa. Ortona dimostra di voler lottare su ogni pallone. Alberini. Su Pessoa. Poi Ferrato può andare da De Paola, ma trova Cristian Gamba a sbarrargli la strada. 7-6. Perfetta la scelta di tempo dell'opposto biancoverde che si ferma chiudendo la diagonale a Antonio De Paola. Muro 1 e settimo punto per l'HRK Diana Group. Alberini su Pessoa, poi Ferrato può andare da Sant'Angelo. Ottima la diagonale di Sant'Angelo, 7-7. Non passa la battuta di Sant'Angelo, 8-7. Aveva cercato un servizio corto Sant'Angelo, la palla gli resta corta, finisce a rete. A cercare
andare De Paola, poi Ferrato può andare da Sant'Angelo, che gioca sulle mani di Matteo Seco Costa, 8-8. De Paola. Claudio Cattaneo, poi Alberini dietro per Gamba, la difesa di Sant'Angelo Benedicenti in qualche modo, Elia che trova gli ultimi centimetri di campo, 9-8 in favore di Ortona. Bravo Benedicenti, che con la è riuscito a recuperare un pallone in difesa su cui Alberto Elia è stato più veloce, e con il pallonetto De Paola con l'aiuto del nastro. Allora Battista, poi il primo tempo di Acuti che va a terra, 9-9. Incrocia il primo tempo Alessandro Acuti, palla a terra e nono punto per l'HRK di Ana Group. Acuti. Flop su De Paola e poi Ferrato da Pessoa. Diagonale vincente, 10-9. Elia. Cattaneo, poi Alberini per Secco Costa, ci prova Gamba, ma Ortona capisce perfettamente le sue intenzioni, poi il pallonetto di Pessoa, 11-9, mini break di vantaggio per la Secco Service. Pallonetto spinto di Pessoa, sul quale nessuno decide di andare a muro nella metà campo bianco-verde. A giocare con Elia pronto a servire, Ortona avanti 11-9. Elia su Secco Costa e poi anche Alberini, mani out per il brasiliano, punto numero 10 per Monta. Bravo Matteo Secco Costa a chiudere con l'attacco, un'azione cominciata dalla sua ricezione. Cristian Gamba. Non passa. Il servizio di Gamba, 12-10. Quarto errore in battuta per Cristian Gamba, che aveva provato a forzare. Leo Ferrato, flot su Cattaneo che scappa un po', e allora Alberini deve andare a servire Matteo Secco Costa, che viene però fermato a muro da Fabi. Ortona può allungare, 13-10. Ancora Ferrato. Cattaneo e poi Alberini di prima intenzione, 11-13. Perfetta la scelta di tempo del palleggiatore bianco-verde, e sulla ricezione di Cattaneo chiude con il colpo. Secco Costa.
Pessoa. Poi Ferrato gioca a centro con Fabi, viene però Murato, allora free ball affidata a Gamba che passa dalle mani del muro, 12-13. Si infila l'attacco mancino di Cristian Gamba nel muro della Seco Service. Sant'Angelo e Fabi non si uniscono a sufficienza, trova una finestra all'opposto bianco-verde. Costa a forzare ancora, palla che finisce out secondo il primo arbitro. Non sono dello stesso avviso i biancoverdi, che chiamano quindi video check. Pallone che è finito veramente vicino al campo. Bello il servizio di Matteo Secco Costa verso zona 1, palla che dovrebbe essere arrivata veramente vicino alla linea ed è out, però quindi nuovo più 2 per Ortona. Pessoa out, anche il servizio di Pessoa, scambio di favori 13-14. Allora Ferrato da Sant'Angelo che la mette giù, 15-13, continua a stare avanti Ortona. Troppo lo spazio lasciato sulla parallela da Claudio Cattaneo, non se lo fa dire due volte Sant'Angelo. Fabi, Lott che finisce direttamente out, per rabbia con se stesso, toccando Fabi, 14-15. Quindi Alessio Alberini. Float su Pessoa, poi Ferrato da Sant'Angelo, c'è la difesa di Secco Costa, poi Leo Battista con un grande intervento, la difesa di Alberini. Secco Costa va ad alzare per Gamba, ma commette fallo di doppia e quindi 16-14. Spreca un'occasione importantissima Motta. Errore gratuito che potrebbe pesare nell'economia di questo parziale nel campo dell'HRK di Ana Group, che aveva in mano la palla del potenziale pareggio. Sant'Angelo a cercare Cattaneo, che è bravo a tenerle, poi va anche ad attaccare senza tocco del muro, quindi 17-14, nuovo più 3 per Ortona e coach Pino Lorizzo che ferma tutto. Poi Alberini si affida a Gamba che con il muro a 3 riesce a trovare un pertugio, punto numero 15 per Motta.
Ottima la scelta di tempo di Cristian Gamba, con un muro a tre piazzato, un'alzata scontata di Alessio Alberini. Trova l'unico spazio libero, la palla cade lunga in zona 6. Cattaneo a cercare Pessoa, allora afferrato da De Paola, c'è il tocco del muro, alza la mano Cristian Gamba, 18-15. De Paola. La ricezione di Cattaneo ad una mano si trasforma in una slash che poi Pessoa mette a terra. 15-19, inerzia del set completamente a favore di Ortona. Complicata la ricezione di Claudio Cattaneo sulla battuta in salto di De Paola. Battuta corta, ci arriva Cuti, poi Alberini da Gamba, la difesa di Benedicenti, Elia che la rispedisce direttamente nel campo avversario e poi Alberini va da secco posto che trova il money out, 16-19. Matteo Secco Costa sfrutta il muro in movimento di Ferrato, accorcia l'HRK di Anagrup, che ancora tre punti da recuperare. Punti su Pessoa, poi Ferrato proprio da Pessoa, ma il muro di Bino è in, quindi 17-19. Il primo punto lo recupera Omar Biglino, uno splendido muro sull'attacco di Pessoa. E quindi coach Nunzio Lanci che ci parla su e ferma il gioco, 17 Motta, 19 Ortona. Servire. Va a cercare Pessoa, poi Ferrato fa lo stesso, Pessoa trova le mani del muro, 20-17, apre così il corridoio che porta al set da Secco Service. Riscatta subito l'errore precedente Pessoa, un attacco diagonale a evitare il muro di Biglino e Gamba. Di Silvestre su Cattaneo, poi Alberini gioca al centro con Biglino, primo tempo che funziona alla meraviglia, 18-20. Sceglie nuovamente di attaccare verso zona 5 Omar Biglino. Col primo tempo, per il 18° punto sul tabellone dell'HRK di Anagrup. Gamba. A forzare su Fusco e a trovare l'ace, il suo terzo personale, 19-20. Momento perfetto quello per trovare l'ace. Ai 9 metri di Cristian Gamba, che con la sua battuta in salto da dietro zona 6 sceglie di andare verso 1. Fusco non riesce a posizionarsi con il bagger. Gamba. Nuovamente forte su De Paola che tiene bene, poi Ferrato può andare da Pessoa.
è out l'attacco di Pestone, quindi 20-20, tutto da rifare per Ortona. Forza e sbaglia Pessoa da zona 4. Rifugge lo strappo l'HRK e questa volta il time out lo chiama Coach Lanzi. Questa volta non forza, ci arriva Fusco, ma viene, si scatta un'invasione a Tommaso Fabi e quindi punto alla HRK di Ana Group numero 21. Errore gratuito quello della Seco Service, un fallo di piede che regala il vantaggio all'HRK di Ano Group in un momento importantissimo, questo rush finale di quarto parziale. Gamba. Va a forzare, è bravissimo De Paola, poi ferrato per Sant'Angelo che rimette le cose a posto, 21-21. Riporta in parità i suoi Sant'Angelo con un attacco dalla seconda linea che si infila il muro di Omar Biglino e Matteo Secocosta. Ferrato va a cercare Cattaneo, poi Alberini per Gamba, aveva tutta la parallela libera, l'attacco è in, primo arbitro lo dà out, infatti viene chiamato video check, la palla era abbondantemente in, infatti si corregge il primo arbitro. Sportivamente l'aveva chiamata in anche De Paola. Nel quarto set Matteo Secocosta dai 9 metri. Su Fusco. Poi ferrato per Sant'Angelo, lavora bene, anzi no. Il muro money out per Sant'Angelo, 22-22. Muro dei biancoverdi che rimane sul nastro. Il rimbalzo del pallone esce. Out la battuta di Pessoa, 23-22, più uno per Motta. Aveva provato a cercare l'ace diretto Pessoa, la palla esce di poco ma esce. Motta di Livenza, 23 punti. Biglino a cercare Fusco che tiene bene, allora Ferrato può andare da Sant'Angelo che passa in mezzo al muro, trova il punto numero 23, tiene viva Ortona, 23 pari. Continua a scegliere il suo posto Ferrato, che nelle ultime due azioni lo ha servito perfettamente. Fabi su Secocosta, allora Alberini gioca al centro con Acuti, la difesa di Ferrato e poi Pessoa può andare da Sant'Angelo,
c'è un'invasione, entrambe le formazioni vanno a reclamarla sotto il primo arbitro che chiama però il videocheck. Invasione è bianco-verde e quindi ci sarà un set ball nelle mani di Ortona. 24-23, Tommaso Fabi. Ah, cercare secco Costa, poi Alberini che va da gamba, che trova il campo con una diagonale pazzesca, 24-24. Annulla il primo set point Cristian Gamba, diagonale verso zona 1, tirato senza paura. Alberini al servizio, out, 25-24 per Ortona, che avrà l'occasione di avere un altro set goal tra le mani con Sant'Angelo. Angelo che forza su Battista, che è perfetto, e poi gamba, c'è la murata di Leonardo Ferrato, 26-24, tiebreak l'ennesimo per i biancoverdi. Il muro dell'ex che regala il 26esimo punto ad Ortona. Dicevamo ad inizio telecronaca che sarebbe stata una partita interessante. Tutte e due le formazioni ricercavano e ricercano punti importanti per diverse ragioni per la loro classifica. Le premesse sono state mantenute e sui due pari sarà il tie break a decidere la vincitrice. A 2 e set corto a decidere le sorti del match.
ancora nel girone di ritorno. Sono 7 partite giocate. De Paola non passa al suo servizio. 1-0 morta. Con l'attacco in parallela di Cristian Gamba. E ora si carica del servizio. Gamba. Forza su De Paola. Poi Ferrato per Pessoa, c'è la difesa di Cattaneo. Gamba va ad alzare direttamente di là, lavora bene il muro bianco-verde, ma poi Cattaneo non riesce a tenerla viva in difesa, quindi 2-2. C'era arrivato Claudio Cattaneo, ma non è riuscito a controllare il pallone sull'attacco flash di Ferrato, deviato a muro. Ferrato su Cattaneo. Poi Alberini gioca al centro con Biglino, il primo tempo del capitano a regalare il terzo punto all'HRK Diana Group. Sceglie questa volta la diagonale Cristian Gamba, ma trova le mani di Fabi a chiudergli la strada. Biglino.
Salvatore De Paola, poi Ferrato, Zota, primo tempo di Trocompagni che va a terra, 5-4 per Ortona. Primo tempo dietro quello di Fabi, che con l'aiuto del nastro manda fuori tempo Biglino, che era sulla direzione di difesa. Fabi, Secco Costa. Allora Alberini per Cattaneo. C'è però Sant'Angelo a dire di no con il muro, quindi più due per Ortona, 6-4. Cospina Lorizio chiama time out. Vedremo se Alberini chiederà di tornare su Cattaneo appena murato nell'azione precedente. Situazione complicata quella di Motta, poi può rigiocare Ortona e lo fa con Sant'Angelo che viene fermato a muro da Cattaneo, si può rigiocare con De Paola che sfrutta le mani alte, 7-8. Alberini gioca la pipe che si insacca, allora free ball, Alberini può andare da Gamba, punto per Cristian Gamba, 5-7, blocca i suoi. Cambia la scelta in attacco Alessio Alberini, dopo le due palle date in banda serve una pipe e successivamente Cristian Gamba della seconda linea che mette a terra il quinto punto di questo tie break per l'HRK di Ana Group. Alberini. Pessoa. Allora Ferrato per Sant'Angelo che vince l'1 contro 1. 8-5, si va al cambio di campo. Sant'Angelo pronto al servizio, più tre per Ortona. Del nastro ci arriva Matteus e poi il primo tempo di acuti 6-8. Sceglie ancora la zona 6 Alessandro Acuti e lì di nuovo chiude la direzione di zona 5, ma la zona del centrale bianco-verde
che accorcia le distanze. Cattaneo va a forzare su Fusco e poi ferrato da De Paola, punto numero 9. Parallela interna di De Paola, lascia molto spazio tra le mani e l'asta Cristian Gamba. A vita facile lo schiacciatore della Seco Service. Cattaneo, Alberini gioca il primo tempo con Acuti che non va a terra, allora Acuti per l'appoggio e poi ad una mano Alessio Alberini fa questa magia per Gamba e ringrazia il mette a terra, 7-9. Nota di merito per l'alzata a una mano di Alessio Alberini. Che smarca Cristian Gamba sulla parallela. Alessandro Acuti. A fruttare su Cusco e poi ferrato da Sant'Angelo, ma viene murato da Mantoso su Costa, 8-9. Perfetta la scelta di tempo di Matteo Secco Costa, che mura, prende la direzione della parallela e mura Sant'Angelo. Alessandro Acuti ferma tutto, coach Lanci. Batte 9 per chi riceve, dai 9 metri Alessandro Acuti. Acuti lotta a cercare Pessoa, ferrato va nuovamente dal suo posto che ancora una volta viene fermato a muro, questa volta da Amarvigliino. Ripete la scelta Ferrato che serve di nuovo il suo posto e questa volta è Omar Biglino a chiudergli la strada per la palla del pareggio, 9 pari. Alessandro Acuti. Pessoa, poi Ferrato di prima intenzione, tocca però la rete, commette invasione che vuol dire vantaggio per i biancoverdi, 19. Spinge troppo di seconda intenzione Ferrato e tocca la rete commettendo invasione. Nuovamente Alessandro Acuti. Su Pessoa. Poi Ferrato va proprio da Pessoa, ma Biglino lo ferma e quindi 11-9, più 2 per i padroni di casa. Terzo muro consecutivo per l'HRK, secondo personale in questo frangente di Omar Biglino, doppio vantaggio di casa biancoverde. Time out quindi per gli ospiti. Alessandro
minuti. Acuti, Flot sempre su Pessoa, poi Ferrato può andare da Sant'Angelo, aveva lavorato bene il muro, poi Acuti non è riuscito ad arrivarci, quindi 11-10. Aveva fatto perfettamente il suo il lavoro Matteus Costa al quarto attacco di questa rotazione con la battuta di Acuti. Il tocco muro però non viene ricostruito dalla difesa. Su Cattaneo, Alberini gioca al centro con Pillino. Questo centrale è caldo e adesso Alberini lo sta, 12-10. Braccio velocissimo quello di Omar Pillino a portare via l'alzata di Alessio Alberini, che col muro a due decide comunque di dare il primo tempo al suo capitano. Palla a terra e 12° punto per il doppio vantaggio dell'HRK di Ana Group. Cristian Gamba intanto. Non forza, mette in difficoltà la ricezione ospite, poi Sant'Angelo viene fermato a muro, la copertura. Gioca con Pessoa, la difesa di Leo Battista, Alberini apre per Matteus Cotosto che viene fermato da Leo Ferrato, 12-11. Aveva provato Alessio Alberini a servire una palla molto veloce a Matteus Cotosto, la trova un pochino bassa e il muro chiude la strada. Su Cattaneo, poi Alberini dà fiducia a Secocosta che è diagonale, questa volta passa 13-11. Palla un po' più morbida e Matteo Secocosta chiude in diagonale fuori dal muro. Secocosta pronto a servire. Porta su Pessoa, allora Ferrato può andare da Sant'Angelo che si trova al numero 3 davanti e gioca sulle mani alte di Omar Villino, 13-12. Fa la cosa più intelligente Sant'Angelo, gioca sulle mani di Omar Villino e col tocco segna il 12° punto per la Seco Service. Alberini al centro per Villino, Motta che trova subito il cambio palla e questo significa due match ball per i padroni di casa. Ancora un primo tempo del capitano dopo la ricezione perfetta di Cattaneo, primo tempo servito da Alberini, è proprio Omar Villino che si incarica del servizio ed è col primo match point. Ferrato può andare da Sant'Angelo che annulla il primo match ball. Ferrato va dal suo posto per annullare il primo match point. Fabi su Secocosta, Alberini da Gamba, è lui a chiudere la partita, Motta torna finalmente alla vittoria dopo una grandissima battaglia con la Secoservice Ortona. Noi come sempre speriamo che vi siate divertiti, l'appuntamento per i tifosi di Motta è domenica prossima a Santa Croce. Buona serata a tutti.